Ciao ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Allora, parto che sono già un po' così, un po' girato di Bali. Microsoft ci ha spudoratamente mentito. Ci ha detto che Windows 8 poteva essere installato solo con Trust Platform 2.0, che equivale ad avere CPU dall'Intel ottava generazione in su, e i Ryzen 2000, mi sembra. Non è vero. Con un semplice trick potete installarlo tranquillamente in sistemi più vecchi, anche del 2012-2009, così. Io personalmente l'ho installato sull'FX e sul Phenom. Cos'è tutta questa mania di farci cambiare computer per forza? Come sapete, io ci tengo a farvi spremere l'hardware il più possibile, non farlo invecchiare mai, insomma. E adesso vi lascio al tutorial su come installare Windows 11 su un PC che sarebbe non compatibile. Allora, ragazzi, come vedete, questo PC su cui vado a installare Windows 11 nel sistema, nelle informazioni del sistema, fa vedere che è un FX 8350, quindi processore del 2012 con Windows 10 Pro. Quello che dovete fare è scaricare l'ISO che io ho trovato su Windows Blog Italia, usare Rufus per creare una chiavetta bootabile. Quando la ISO sarà completa, potete provare ad avviarla direttamente dall'Explorer Risorse, come se fosse una qualsiasi chiavetta. Quindi entrate nella chiavetta di installazione, avviate setup.exe e lui inizierà a fare tutti i procedimenti per verificare se il vostro computer è compatibile. Adesso lui sta controllando il PC e vedrete che a un certo punto vi dirà che il PC non è compatibile perché mancano due cose che sarebbero fondamentali per Windows 11, quindi il Trusted Platform 2.0 e l'avvio protetto. Chiudete. Dentro Source della cartella di installazione dovete inserire i file che trovate nel pacchetto zip che vi lascio in descrizione nel video e sostituite i file. Dopodiché riavviate l'installazione. Arriviamo al fatidico punto che sta è PAC! L'installazione può partire tranquillamente. Come vedete, adesso dopo l'aggiornamento siamo a impostazioni, andiamo su sistema, informazioni di sistema e troviamo l'FX 8350 con Windows 11 Pro. E non solo, come vedete, sono riuscito a installarlo anche nel Phenom che è del 2009. Ok, raga, per questo video era tutto. Enjoy!